La comunità cristiana è la casa di coloro che credono in Gesù come fonte della fraternità tra tutti gli uomini ed è questa la storia che conta per il Signore. I grandi eventi delle potenze mondane si scrivono nei libri di storia e li rimangono, ma la storia degli affetti umani si scrive direttamente nel cuore di Dio. E quanto ha sottolineato Papa Francesco durante la catechesi dell'udienza generale dedicata al rapporto tra la famiglia e la comunità cristiana. La famiglia, che è una piccola chiesa, è il luogo dell'iniziazione a questa storia, scuola di amore a Dio e al prossimo. Lo stesso Gesù, ha spiegato il pontefice ai fedeli radunati in piazza San Pietro, assimilò la condizione umana in famiglia e quando lasciò Nazareth formò intorno a sé una comunità, un'assemblea, non una setta esclusiva. Tutti dobbiamo essere consapevoli, ha aggiunto Papa Bergoglio, che la fede cristiana si gioca sul campo aperto della vita condivisa con tutti. La famiglia e la parrocchia devono compiere il miracolo di una vita più comunitaria per l'intera società. Una chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una casa accogliente, con le porte aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le istituzioni con le porte chiuse non si devono chiamare chiese, si devono chiamare musei. E oggi questa è un'alleanza cruciale contro i centri di potere ideologici, finanziari e politici, riponiamo le nostre speranze in questi centri di potere? No, centri dell'amore. Nostra speranza è in questi centri dell'amore. Centri evangelizzatori, ricchi di calore umano, basati sulla solidarietà e la partecipazione, anche sul perdono fra noi.